Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come state? Spero che stiate bene e state trascorrendo una buona domenica. In questo video non vi parlerò di calcio, diciamo che per questa domenica mi sono preso un po' di pausa tra lavoro e il tempo che è stato quel che è stato. Diciamo, ho ottimizzato appunto il tempo per registrare il mio secondo video della serie riguardante il calciomercato, l'analisi del calciomercato, e appunto domani dovrebbe, connessione permettendo, dovrebbe uscire appunto il secondo episodio. Volevo in questo video portarvi un piccolo unboxing tech, diciamo così, di qualche gadget che ho ordinato e un upgrade importante. Non aspettatevi schede madri, processori o schede grafiche, perché ad ora non è il momento adatto. Sul mercato adesso sono aumentate le schede, soprattutto per quanto riguarda la serie 3000 di Nvidia e la serie 6000 della Radeon, però ancora hanno veramente prezzi assurdi. Domani magari farò un upgrade e ok. Per quanto riguarda i processori, ora non è il momento, anche in questo caso, più propizio, perché poi verso fine anno, inizio 2020, dovrebbero uscire i socket M5, quindi è inutile per me adesso, magari contando che il mio setup va comunque discretamente bene, mi sembra inutile insomma andare a comprare processori che poi magari, cambiando appunto la tecnologia, mi trovo un po' sempre un passo indietro. Per schede madri, ovviamente, il discorso si lega ai professori. Ah, i professori. Ah, raga. Ah, i processori. Quindi, se ovviamente va a cambiare il socket, tutto va a cambiare anche per le schede madri. Quindi, ad ora mi sono fermato qui. Però, appunto, volevo fare un piccolo, grande unboxing, di tre prodotti che mi sono arrivati da Amazon, più uno che avevo appunto, ve l'avevo accennato e avevo promesso di fare una sorta di recensione. E questa piccola recensione riguarda questo piccolo prodottino della Sabrent. Sarebbe una chiavetta USB che in realtà non è una chiavetta USB, ma un lettore micro SD ed SD. È un qualcosa di molto interessante e mi è molto utile, perché così riesco a passare in modo molto agile i miei video che vado a registrare con la fotocamera direttamente sul PC senza passare per cavi e cavetti. Io ovviamente ho una connessione USB 3.0, quindi se ovviamente connesso alla presa USB, a una presa USB 3.0 del PC, la velocità di scaricamento è veramente ottimale. Un prodotto che ho pagato pochissimo, tipo 6-7 euro della Sabrent. Veramente sono molto soddisfatto. Preannuncio della Sabrent, io ho anche il mio SSD NVMe di 1 TB, un Sabrent Rocket, spesa minima perché adesso sta sui 54-55 euro su Amazon, e veramente lo consiglio, soprattutto per un rapporto qualità-prezzo, e perché diciamo che la Sabrent appunto offre questa sorta di qualità, ok, che è molto maggiore rispetto al prezzo di molti altri SSD. Soprattutto in questo caso, essendo NVMe, ha una velocità che, se non erro, è 4 volte superiore, per quanto riguarda un HDD o un SSD, come ad esempio può essere un Samsung Evo, questi qui. Però passiamo ora all'unboxing che di questo pacchettino per modo di dire. Quindi ricorro al mio cutter, che ovviamente ho sempre preso su Amazon ormai un po' di tempo addietro, e ora vado a spacchettare. Vediamo che c'è dentro, cioè, nel senso, vediamo più che altro per voi, per fare un pochino di hype, perché io so quello che c'è dentro. I know. Allora, vediamo un po', vediamo soprattutto da quale oggetto partire. Oh, ma va, che bello. Allora, questo primo prodotto della Carfy, penso che si pronunci. Adesso andiamo a vedere, vi faccio vedere di cosa si tratta. Ovviamente io sempre super nerd per questi prodotti. Ok, la cartina mettiamola a chi si è beccato una scatola di caramelle tipo liquirizia. Allora, vediamo un pochino. Ovviamente il solito manualetto interessante, nessuno si calcola. Oh, ed ecco qui. Allora, io ho preso questo prodotto perché io ho un iPhone, però ho anche un PC, quindi non sono dentro un ecosistema Apple. E
ho sempre avuto difficoltà e problematica a trasferire i file, o più che altro trovato macchinoso il processo, dal mio iPhone al PC. Mi devo connettere tramite un USB, un cavo USB Lightning a iTunes versione PC, poi creare una sorta di file, di cartella nei salvataggi e poi andare a trasferire il video sul PC. Quando capita che devi fare l'aggiornamento del software, devi sincronizzare tutto, è un casino. Quindi magari se voglio fare un video con l'iPhone e per poi montarlo al PC è veramente un casino. Ergo, ho preso questo appunto prodotto della Carfee, che sarebbe una presa da una parte, oppala, un pezzo di carta USB, e qui c'è la porta Lightning, in modo che lo posso connettere all'iPhone, passa direttamente i file qui, poi connettendolo al computer, anche qui in questo caso è USB 3.0, connettendolo al PC comunque posso passare tranquillamente i file per poi magari andarli a montare. Non sempre utilizzo la fotocamera per motivi di scelta mia personale. Cosa molto interessante anche questo piccolo gadget, quindi, che va applicato qui alla presa, dove sta? Alla presa USB. Vediamo qui, prima che non mi si spacchi. Ok, è un po' duretto, non vorrei forzare, però comunque dopo proverò un attimino meglio. Però è una Type-C, quindi per un discorso di trasferimento anche più veloce. E qui adesso devo vedere un attimino come funge un pochino questa cosa, perché c'è un altro attacco qui, c'è una sorta di rivetto. Devo studiarmelo bene, in effetti. Alla fine io, ragazzi, lo utilizzerò semplicemente per trasferire i file dall'iPhone al computer, quindi difficilmente vado ad andare a utilizzare il Type-C. Quindi, insomma, al di là di tutto, lo utilizzerò semplicemente per questo. Quindi un prodotto che non mi ricordo quanto l'ho pagato, penso sui 29 più o meno, sì. Sui 29 euro, un prodotto molto interessante, devo dire. E ovviamente poi lo andrò a provare, poi magari farò un altro video recensione. Sono molto curioso di vedere qui, senza forzare, magari anche sui libretti di istruzioni, come si va a, diciamo, a agganciare il connettore Type-C all'USB. Qua mi sembra un po' duretto, ripeto, non voglio forzare, però intanto lo tengo qui e metto tutto a posto. Mettiamo un attimo qui, passiamo al secondo prodotto, un po' più sostanzioso, però molto 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 utile. Questo deve essere della Werner, una roba del genere, non mi ricordo la marca, ed è un hub USB. Ora ve lo mostro. Allora, è un prodotto anche in questo caso molto interessante, in quanto innanzitutto nella confezione vi è il trasformatore, quindi va attaccato appunto al dispositivo. Questo va attaccato alla presa a muro o comunque un'altra ciabatta. Vi è un cavo USB 3.0, ovviamente questo qui serve per permettere, cioè per connettere in primis il dispositivo al computer e permettere la lettura delle USB. Quindi se avete ad esempio una piccola chiavetta per il wireless, o magari avete una chiavetta USB che vi serve un accesso ai dati, o magari volete connettere un hard disk esterno, è sempre molto utile. In più il prodotto è anche abbastanza piccolino, devo dire, che della Venter, non della Werner, diciamo, mi sembrava anche più grande in foto. Ed ecco qui il prodottino. Ovviamente ha queste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prese USB 3.0 dove andare a connettere, diciamo, la pennetta USB, che può essere la chiavetta, ripeto, wireless o queste cose qui. In più ha queste 4 USB di ricarica, quindi se dovete ricaricare gli auricolari, o magari dovete ricaricare l'iPhone o il vostro dispositivo Android, o magari anche la fotocamera, potete tranquillamente farlo, ovviamente in quel caso USB veloce, se comunque avete il Type-C come connettore sugli auricolari. E chi più ne ha più ne metta. Cosa molto importante è che ha gli switch, quindi cliccando qui potete tranquillamente attivare o disattivare
le diverse prese, quindi non dovete per forza tenerle tutte quante attive. Se non erro, qui vi è un LED che comunque vi si illumina quando diciamo quella determinata presa, quella determinata presa USB è attiva. Quindi magari clicco qui, diventa il circolino qui attorno, non so se lo vedete, si illuminerà sicuramente, che mi pare delle immagini fosse così. Quindi vai a dire che questa USB è funzionante. Se la si clicca, non è più funzionante. Ovviamente consiglio di utilizzare questo metodo di switch on, switch off, se non avete, diciamo, se quella determinato dispositivo, device, lo utilizzate saltuariamente, nel senso, se avete una chiavetta che utilizzate come accesso ai dati, avete una chiavetta, faccio un esempio, di 64 giga e volete un accesso continuo ai dati, ovviamente anche andate a fare switch on, switch off, switch on, switch off, perché altrimenti vi è inutile la cosa. Interessante anche questa ricarica. Qui magari potete connettere anche se avete magari un caricatore wireless per iPhone o per Android, quindi magari lo tenete qui. In questo caso andate magari con switch on, switch off, e potete decidere voi quando attivare il gadget, appunto, che in questo caso potrebbe essere un caricatore wireless. Mettiamo qui, purtroppo la mia scrivania ha una grandezza limitata, ma veniamo al pezzo forte. Tan 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 tan. Mazza quanto è grosso! Un attimino che no spoiler, però tolgo via questa scatoletta, scatolone. Oh. NZXT, il C650, alimentatore da 650 watt della NZXT. Ora andiamo un attimo a aprire, non vorrei rovinare il tutto, quindi facciamo in questo modo, seguiamo delle vie. Ok, vediamo se riesco a strappare tutto. Ma si, strappiamo tutto, che qui non si va a spese. La carta è fastidiosa e quindi andiamo a toglierlo. Ho preso questo alimentatore perché devo dire che purtroppo avevo sbagliato quando ho installato il PC, non ne ho preso uno di qualità eccelsa, però contando che adesso comincio ad avere un po' di dispositivi da connettere, come ad esempio le luci, magari lascerò qualche altra cosa come il caricatore wireless costantemente attaccato, magari c'ho la chiavetta USB per il wireless, o anche qualche altra cosina che vorrei mantenere sempre attaccato, diciamo che ho deciso di prendere un qualcosa di un po' più performante, e quindi mi viene in soccorso questo alimentatore. Complimenti NZXT, perché ho capito che vuoi rendere il tuo prodotto abbastanza sicuro, ma ce l'ho fatta alla fin fine. Oh, ed ecco qui, mamma mia che cosa enorme. Allora, ovviamente anche qui bello, bello figo. Allora, innanzitutto partiamo da questa borsettina che sembra una pochette, in realtà ci sono dentro tutti i cavi. Ricordo, questo alimentatore è un full modulare. Io nel mio computer adesso ho un 6 modulare e quindi ho dei cavi in più e quindi mi rompo le balle per quanto riguarda il cable management. Ovviamente qui c'è il cavo di alimentazione, ci sono, sì, ovviamente sono anche cavo di alimentazione, schede madri, belli cavi, i cavi belli telati, mazza quanto sono grossi, fantastici, belli, 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 sono slivati, questi sono slivati. Qua c'è il connettore per la scheda madre, bello, 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 bello. Devo dire che ovviamente tanti cavi, potete vedere qui, però ovviamente decidete, essendo un full modulare, decidete voi quali utilizzare. Più questo può essere utilizzato tranquillamente sia come diciamo contenitore per cavi extra, però magari può essere, se decidete di mettere questi cavi in qualche altro contenitore, potete tranquillamente utilizzare questa qui come pochette, non da donna, però comunque diciamo da viaggio. Ora andiamo però alla ciccia. Oh, ma va là che bello, ma va là che bello, veramente bello, veramente bello, veramente
aiuto tutti i pezzi vari di plastica. Oh, in questo sacchettino simpatico, simpatico, vediamo un pochino com'è. Oh. Questo sì, ovviamente 80 gol plus. Diciamo che molto 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 bello. Qui trovate i diversi connettori, quindi per la scheda madre, per il processore, per la CPU, per le periferiche, per i SATA e per i PCI Express. Anche in questo caso è comunque per la CPU. Devo dire, veramente, veramente bello. Sono molto curioso di provarlo. Ovviamente qui poi ci vorrà un po' di tempo, semplicemente perché devo ovviamente smontare il computer, togliere l'alimentatore, sostituire i cavi, dare magari anche una pulitina, che da un mesetto che non lo pulisco, quindi devo appunto mettere ordine. Ovviamente qui c'è il connettore e lo switch on e lo switch off. Veramente bello. E soprattutto non è più RGB. Io avevo messo un alimentatore RGB, però devo dire che a lungo andare mi ha molto rotti i maroni. Questo qui l'ho pagato, allora il Venter e l'hub USB l'ho pagato veniva a 36 euro, c'era il 20% di sconto, mentre questo qui anche qui c'era un minimo sconto, l'ho pagato 96 euro, se no viene sui 100-104, quindi secondo me un ottimo affare per questa tipologia di prodotti. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente in tal caso come sempre like al video sia per questi video che per i video calcistici, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella di notifiche per rimanere sempre aggiornati su attività del canale, qui sotto ovviamente sempre ogni link dei video che pubblico, seguite anche il mio secondo progetto Inset Football, vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!